Dichiarazione di esclusione di responsabilità. Il filmato che seguirà ha come scopo l'esaminare prodotti videoludici segnanti e disegnarli in maniera umoristica, non intende quindi ridere o schernire il soggetto in questione, pertanto qualsiasi esempio di deplorazione e esacrazione da parte di fanatici verrà sottovalutata e trascurata. Grazie per l'attenzione e buona visione. Quattro motivi per cui Minecraft fa schifo. Motivo 1. Non ha un vero obiettivo. È un gioco dove vieni inserito in un mondo sandbox senza confini, dove ci si aspetta che tu capisca di fare... qualcosa. Motivo 2. È un gioco per bambini. Praticamente un plagio dei Lego versione neonato. Avete presente? Quelli grossi che non piacciono a nessuno? Bene, quando giochi a Minecraft ti aspetti esattamente questo. Motivo 3. È una perdita di tempo. Ah no? Pensate davvero che Minecraft non sia una perdita di tempo? Beh, mi sa che allora mi tocca provarvelo. Così potrete dire finalmente che ho ragione. Compri il gioco, crei il mondo e inizi a giocare. Niente ti sembra più normale quando cominci a prendere a pugno un albero ricavandone del legno. Crei un banco da lavoro, crei il letto, crei un rifugio e sopravvivi alla prima notte. Cominci a scavare, il giorno dopo lo fai ancora, e poi di nuovo, e poi di nuovo. Ti rendi conto di aver appena passato un'ora e mezza a giocare a Minecraft? Il giorno dopo continui a scavare, e dopo buoni 20 minuti, dove il momento più interessante è stato quando hai scoperto di non avere i piedi, la voglia di terminare il video il più presto possibile sale, e dato che il gioco non segue le leggi della fisica, cominci a scavare dritto sotto di te. Te ne penti immediatamente. Provi a scavare nuovamente, questa volta con un po' di buon senso. La fortuna del principiante ti fa trovare una vena di diamante. Sei parecchio felice, ma la estrai con un piccone di pietra. Non te ne accorgi finché non torni in superficie. Fingi che tutto vada bene. Cominci a leggere delle guide, capisci come interagiscono i blocchi tra di loro. Stai perdendo tempo. Torni a scavare, ancora e ancora. Stai perdendo tempo. 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 E un giorno succede una cosa. Nella strada di ritorno a casa ti capita di incontrare un branco di lupi. Ne guardi uno e decidi di dargli un osso. È felice e adesso ti segue dappertutto. Non appena tornato a casa vuoi dargli un nome. Rowere lo vuoi chiamare. Ti diverti a giocare con lui e poi... in un momento non te ne accorgi e viene colpito. Diventi molto depresso mentre cerchi la strada di ritorno a casa. Per lenire il dolore scrivi ai tuoi amici per giocare insieme e divertirti un po' nonostante tutto. Ricordi di non avere alcun amico. Impari nuovi termini come minare, cioppare, bioma, mob, creeper, vai nel Nether, muori nel Nether. Capisci un meme su Minecraft? Mina, farma, cioppa, mina, farma, killa, mina, farma, ancora e ancora. Crei finalmente un'armatura completa e un piccone di diamante. Per sbaglio lo lanci nella lava. Cristo santo. Il giorno dopo scavi ancora, e poi il giorno dopo ancora, e poi ancora, e poi ancora. Coltivi, allevi degli animali, uccidi degli animali. Non bisogna dimenticarsi che stai perdendo tempo. Decidi finalmente di migliorare il tuo rifugio. Metti insieme un paio di blocchi e dopo aver passato ben 3 ore della tua giornata a costruire, sei fiero del tuo capolavoro. Niente a che vedere con un video che ti è spuntato subito dopo su YouTube con un tipo che costruisce Notre Dame. Sii deluso di te stesso, fai un'armatura d'oro, realizzi che fa schifo, fai trade con i villager, subito dopo massacri tutti i villager, sviluppi insane manie di protagonismo, ti imponi di cominciare a farmare per l'endgame, farmi diamanti e ancora diamanti. Una costante e tediosa ricerca finalmente ti fornisce l'equipaggiamento che ti serve. Cominci a andare a dormire molto più tardi. Armatura di diamante, piccone di diamante, ascia di diamante e pala di diamante. Ah! Mamma mia, per un pelo. Oh no. Mini, 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 e ancora mini, e ancora mini, e ancora mini, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora. E poi succede qualcosa di diverso. Mentre mini, ti capita di entrare in una caverna. È una caverna diversa dal solito, piena di mostri. Decidi che è arrivato il momento. Combatti il drago. Usi tutto in tuo potere. E infine lo sconfiggi. Leggi pian piano i titoli di coda e pensi a tutti i blocchi che hai minato, picconi che hai rotto e tutto il pollo che hai mangiato. E realizzi quanto ogni videogioco, a modo suo,
non sia mai una perdita di tempo. Di quanto ogni singolo, ogni volta, ti regali qualcosa che nessun altro ti ha mai regalato. Motivo 4. Il multiplayer fa schifo. No, non ci capisco niente.